Questo video è sponsorizzato da NordVPN, rimanete con noi per saperne di più. Quanta paura può fare ancora un uomo truccato, con una parrucca in testa e che cammina su pacchi altissimi? Datemi uno specchio. Non ho mai avuto così tanto bisogno di uno specchio. E non so chi mi guarderà dall'altro lato. Affrontare l'ignoto non è mai facile, soprattutto quando stai mettendo in gioco tutto te stesso. Nella mia vita ho calcato il palco fino a farlo diventare una routine, un'abitudine costante e meccanica. La paura da palcoscenico era un lontano ricordo, fino ad ora. Indosso una parrucca ingombrante e pesante, un corsetto che mi piega le costole e non mi fa respirare. Spero che gli spessi collante mi aiutino a non far tremare le ginocchia. Sto andando a conoscerla e sono curioso. Chi incontreranno i miei occhi dall'altro lato dello specchio? Dimmi, chi sei? Buongiorno! Ciao! Che piacere! Finalmente ti vedo di persona! Sei bionda! Sono biondissimo! O rossa! I colori miei sono questi! Sì! Beh, diamo, sono troppo contento! Lui è Mariano, anch'io. Un artista eccezionale e generoso, venuto da Napoli per aiutarmi quando ho deciso di intraprendere il percorso per diventare una drag queen. Ciao! Come stai? Bene! Oggi ci incontriamo per la prima volta e per la prima volta incontrerò anche Priscilla, il suo alter ego, che diventerà la mia madrina. Siamo fantastici, attrezzatissimi e soprattutto abbiamo la luce giusta. Meno male. Priscilla è una veterana della scena drag italiana e internazionale ed è anche la conduttrice dell'edizione italiana del famoso programma TV Drag Race. Giacche, camicie, non giacche, vedo tacchi. Giacche, camicie complete, no. Va un po' cambiato, sì. Ma questa... Questa va via, poi non ti preoccupare, leviamo tutto. Leviamo tutto. Di solito è traumatico per chi porta sempre la barba. Ma sai cosa? A me è iniziato a crescere molto tardi. Non sei così affezionato. No, affezionato è la mia barba. Comunque, secondo me il tuo colore è questo, guarda. Beh, sì. Sì, è il mio. Siccome è doppia rimane, sembra un po' scia. Sì, esatto. Come si dice merluzzo in inglese? Codfish. No, ma non possiamo usare la parola fish. No. Però scia è più bello. Scira con l'R. Scira. Cioè tu devi vedere quella nello specchio e devi dire bella, buona, mi piace, voglio essere, mi piaccio. Tuo... Andremo a cercare proprio la tua parte femminile, anche se è molto nascosta, anche se all'inizio non ti piacerà. Io per esempio all'inizio Priscilla a me mi stava un po' sulle palle, perché metteva in discussione la mia mascolinità. Questo mi ha portato a combattere con Priscilla. La vivevo sul palco e quando finivo lo spettacolo non vedevo l'ora di levarmi il make-up, le ciglia, la parrucca, sì, dovevo liberarmene. E invece poi ci ho fatto pace. Ciao, wow. Priscilla. Molto lieta. Piacere, Maurizio. Ci si bacia così tra drag, semplicemente per non rovinare il trucco. Vorrei accavallare le gambe, ma lasciamo perdere. Ok. Puoi immaginare il perché. Lo evinco. Priscilla, sì. Io sono molto curioso. Come tu sai, intraprenderò questo percorso di vita da drag, ovvero come si diventa una drag. Cosa vuol dire essere una drag? Hai detto una cosa giustissima e anche molto bella. Essere una drag e non fare la drag. No, bravo. Certo. Sono Priscilla. Esatto, è non questo. Faccio Priscilla. Il drag, inteso come fenomeno, è una forma d'arte. E come ogni forma d'arte, ogni forma di espressione è libera. Non ha identità di genere, non ha orientamento sessuale, non ha stereotipi, è semplicemente una forma di espressione. Quindi tutto quello che è espressione ci consente di vivere una parte di noi. Sono d'accordo. Che è vera, reale ed esiste. We'll be right back.
Ragazzi, Priscilla mi sta dando tanti spunti e quello che vedrete nelle prossime puntate ha richiesto ore e ore di ricerca e viaggi. Per fortuna il nostro sponsor ci ha aiutato a navigare e viaggiare con sicurezza e tranquillità per i nostri dati. Sì, perché NordVPN si occupa di questo. Con un semplicissimo software che si installa in pochi secondi, potrete usare gli oltre 5.000 server sicuri per far viaggiare i vostri dati sulla rete nella maniera più protetta possibile, specialmente quando non siete a casa e utilizzate reti wifi pubbliche, per esempio. Inoltre potrete geolocalizzarvi in qualunque parte del mondo vogliate, scegliendo tra ben 60 paesi. E con questo sistema potrete usare servizi stranieri rimanendo comodamente a casa in Italia, trovare giochi o servizi a prezzi più vantaggiosi grazie a sconti e offerte dedicate a paesi stranieri, oppure viceversa. E vi annuncio che adesso NordVPN vi dà 4 mesi gratis se acquistate il piano biennale. Quindi 28 mesi al posto di 24. Andate su nordvpn.com/merluz con 2 z per usufruire dell'offerta e avere anche una garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Non vi resta che provare. Noi intanto ringraziamo NordVPN, senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare questa serie. La drag è necessariamente, ma penso di no, un uomo omosessuale che fa la drag? Non esiste nessuna regola. Ci sono uomini omosessuali che sono drag, uomini eterosessuali, donne eterosessuali che fanno le drag king. Ok, che è la versione maschile. Esatto, ci sono persone transgender, M2F, quindi che hanno fatto la transizione da uomo a donna, okay. Ma anche F2M, quindi che hanno fatto la transizione da donna ad uomo. Nell'immaginario collettivo è un uomo omosessuale che veste abiti femminili. Per fortuna il fenomeno si è talmente diffuso che è stato anche sdoganato, no, in televisione, certo, con Drag Race prima in America, poi in tanti altri paesi. Finalmente in Italia stiamo per registrare la terza stagione. Ah, bello, sono contento. Tu sei un uomo cisgender eterosessuale, sì, che però vuole fare questa perché avventura. Perché per me è una forma d'arte. Perfetto. Per continuare questa festa drag abbiamo invitato 3 drag queen da 3 anni, quasi 4. Ho cominciato ufficialmente 3 anni fa, a livello professionale circa 1 anno e mezzo fa. Sono una drag queen da ben 11 anni. Ho cominciato nel... ho cominciato nel 2001. Ho fatto il mio primo concorso e ho capito quanta bellezza c'era dietro quest'arte, quanta passione, quanta dedizione, specialmente nel make-up, nei vestiti, nel creare proprio il tuo personaggio come tu volevi. Tutti gli abiti che indosso li realizzo io, così come il make-up, tutte le performance sono ideate da me, coreografate da me. La storia da raccontare la comincia Mariano e la porta avanti Priscilla. La comincia quel Mariano bambino che a scuola veniva bullizzato, i maschietti lo aspettavano fuori scuola per picchiarlo. Mi sentivo continuamente ripetere questa parola, a Napoli si dice femminello, ricchione, che mi ha perseguitato per anni, perché poi uscivo di scuola, tornavo a casa e dopo aver fatto i compiti andavo nel parco dove vivevo a giocare con gli altri bambini, ma non volevo giocare a calcio, volevo giocare con le bambine, quindi lì ricomincio un'altra volta ricchione, ricchione, ricchione. Poi volevo studiare danza e quindi ricchione, ricchione, ricchione. Per cui la storia la comincia quel bambino, Mariano, che ha sempre lottato per essere se stesso, nonostante gli insulti, nonostante mi sentissi forse sempre un po' fuori luogo, però io non mi sono mai arreso. E poi questa lotta l'ha portata avanti Priscilla. Veramente io non pensavo in vita mia di fare la drag. Io prima volevo fare il pediatra, poi volevo fare il veterinario, lo psicologo, e poi ho fatto l'istruttore di fitness, il cameriere per tanti anni, lo spogliarellista, oh. E dai pantaloni a strappo ai tacchi a spillo il passo è stato molto breve. Insegnavo educazione fisica in una scuola materna ed elementare. La madre di un mio allievo mi vide fare lo spogliarello ad una festa.
Okay. Quindi andò dalla direttrice della scuola a denunciare questa cosa, ma la direttrice della scuola lo sapeva già. Mi conosceva. E col mio agente dell'epoca decidemmo di sfruttare questa cosa e di far uscire un po' di articoli sui giornali. Ok, giusto, è cavalcare l'onda. Di notte si spoglia per la mamma, di giorno insegna al figlio. E siccome ero giovanissimo, partecipai ad alcuni programmi televisivi in Rai. Ancora oggi non ti so spiegare perché. Gli dissi: se mi fate fare il protagonista della storia, vengo. Dissero: il protagonista della storia è una drag, tu fai lo spogliarellista. Dissi: chi me l'ha detto che io faccio solo lo spogliarellista? Mandammo queste foto fatte nel locale dove io facevo lo stripper. Lo spogliarellista, sì. Quindi utilizzando i costumi delle spogliarelliste. Ti lascio immaginare. Ti giuro, terribile, brutta. E loro impazziti. Certo. Si vede che sei una professionista. E sì, d'azione capiva proprio tutto. Inventarono questa storia. Mariano, eterosessuale, convivente con la fidanzata. Perché tu puoi immaginare che 22 anni fa non era consentito in Rai, primo pomeriggio, parlare di omosessualità. La mia fidanzata era gelosa perché trovava in giro per casa cose femminili, tipo calze, rossetto. E in realtà si scopre. Convinta che io avessi un amante. Certo. Dice no. Entro in studio da Priscilla e le dico: tesoro, non essere gelosa. Quelle cose sono mie, perché non faccio solo lo spogliarellista, ma faccio anche la drag. Scandalo. Cioè, Rai 2, primo pomeriggio, un uomo con la parrucca, coi tacchi a spillo. Per strada alcune persone mi fermavano e mi insultavano. Ah. In qualche modo io avevo rotto uno schema, cioè avevo avuto il coraggio di andare in Rai e di presentarmi così. E da lì è partito tutto. Siamo allo stacco, questa sera scoprirò che cosa vuol dire assistere a uno spettacolo drag e comincerò ad assimilare, a farmi due domande e cercare di capire come anch'io prima o poi dovrò appunto creare il mio personaggio e interpretarlo al 100%, perché poi quando mi toglierò la barba toccherà a me. Si può? Cioè, Maurizio, tu puoi entrare dappertutto. Ciao, volevo farvi una domanda. Vai, Lanza, vorrei. Ma se a teatro si augura tanta merda, nel mondo drag cosa si augura? Nulla la balena e sperando che non caghi, tesoro. Quello sempre. Uguale. Va bene, allora sono venuto a augurarvi tanta merda. Mano sinistra. Merda. Tocco il culo a culo. Tutti. Ma non sapete che cosa dire, Maurizio. Aiuto. Questa sera con me c'è Pietro. Tu hai mai assistito a uno spettacolo di drag dal vivo? Uno. Poco tempo fa e sono molto curioso di vedere poi le reazioni che avrai. Sì, quindi tu sei al secondo. Sono qua pronto. Quindi sei curioso di vedere come reagisco io. Esatto. Sono curioso anch'io di vedere come reagisco io. Benvenuti allo stacco, Manitou! Una serata speciale, poi abbiamo con noi uno dello canale YouTube più famoso. Fa porno? No, più o meno. La mia mano è delicata? Mi chiamavano Manifata. Sono esattamente 15 anni che ho fatto la drag queen. Sono quasi ormai 9 anni che ci provo. E da 19 anni? Da 35 anni. Ho 26 anni. Ho iniziato a fare drag che avevo 15 anni. Questo personaggio nasce per gioco, come tutti quanti, la maggior parte. Però io principalmente vengo dal teatro. Una sera per gioco dovevo fare uno scherzo a un amico e mi hanno truccato, che i miei amici si sono girati e hanno detto: minchia, una calogera! È stato un gioco, ho partecipato a un concorso nel 90. Ho fatto Moira Orfei e da Moira mi ha fatto andare da Costanzo e da lì poi è partito come sosia di Moira Orfei e spettacoli di Trasformismo. La rubia nasce in un villaggio turistico. Provai per la prima volta un tacco 2, una parrucca sintetica e una matita e da lì subito diva. Il giorno dopo i piedi, la morte loro. Mi piaceva semplicemente quello che vedevo. L'ho iniziato a guardare, a rubare da quello che facevano le altre. Dopo 11 anni sono quella che sono. Volevo fare la serie, in realtà facevo ridere. Poi in realtà ho capito che avevo forse più facilità a far ridere la gente che non
a fare la serie. Mentre prima ero molto serioso e quant'altro, ho trovato il lavoro giusto per me, che era quello per fare l'animatore. Nel fare l'animatore ho incontrato una drag queen che è stata la mia ispiratrice dell'arte drag. Ci sono varie tipologie di drag. Ci sono gli androgeni, le showgirl, le drag queen un po' più classiche. Miss, regina, contessa, marchesa. Ho tenuto il nome da Carlo Bruni perché eravamo trasformisti, non eravamo drag queen. Dopo il film Priscilla sono saltati fuori i nomi da drag queen. Ho la fortuna di essere nata come drag a cavallo tra la vecchia scuola e la nuova scuola. Quindi ho la possibilità di potermi adattare a tutti i tipi di show, di spettacoli, di serate. Certe volte non ci riesco, certe volte mi esce molto bene. Sul palco con Taki do tutta me stessa, perché posso fare e posso essere quello che voglio. Stare davanti a tanta gente ti mette la carica. È una bellissima sensazione. È la più grande ricompensa del mio lavoro come drag, perché le bollette tanto le pago facendo l'infermiere, che me ne frega. La drag lo faccio per divertirmi. Anche al fine di un evento, quando vengono lì, ti baciano, ti chiedono il numero. No, quello no, stavo scherzando. Io poi torno a casa che ho l'adrenalina a 3000 e mi addormento tardi. Essere drag queen è regalare emozioni, quindi se ci riesci hai fatto bingo, o meglio, hai vinto il Super Enalotto. Io spero che capiti a te la stessa cosa che è capitata a me. Okay. Quando ho visto Priscilla per la prima volta allo specchio, io me ne sono innamorato. Mi sono innamorato anche di quello che Priscilla poteva rappresentare. Okay. Nella mia vita. È la parte forse più intima e vera di me. Quello che mi rende più felice è proprio condividere questa mia realtà con il pubblico. Però questo te lo posso dire oggi, perché oggi ne sono consapevole. Okay. La definivo una trasformazione, mi piaceva trasformarmi. Poi mm-hmm. Io faccio l'attore, lavoro in teatro, ho studiato per questo e quindi la trasformazione un po' fa parte del mio lavoro e della mia vita. Certo, sì, assolutamente. Dopo tutti questi anni, quando mi guardo allo specchio, vedo Duncan che è riuscito a realizzare i sogni della Lancaster. Vedo una persona che sta ancora esplorando tanto, c'è ancora tanto da imparare, però vedo una bella faccia di me, quella che non riesco a vedere spesso durante le giornate quando non ho il make-up su di me. Quando sono out of drag vedo Luigi, che in un certo senso è lo schiavo sottopagato di Raven, che si occupa di tutto quello di cui ha bisogno Raven, però appunto lo vedo molto molto soddisfatto, lo vedo proprio orgoglioso di se stesso e della parte che riesce a far fuoriuscire con Raven. Invidio Bellatrix fondamentalmente, perché vorrei imparare ad avere la sua sicurezza. Essere due persone contemporaneamente richiede un equilibrio. Sì. Attenzione, non siamo due persone. Okay. Siamo la stessa persona. Priscilla permette a Mariano di vivere una parte che Mariano forse non riuscirebbe a vivere nel quotidiano. Okay, e quindi Mariano consente a Priscilla di vivere tutto quello che è più esagerato, colorato e stravagante. Mariano è molto grato a Priscilla per aver reso la sua vita molto più equilibrata. Lancaster è la musa ispiratrice di Duncan. Christian durante il giorno è un ragazzo sì simpatico, ma serioso. Io e la Calogera siamo due cose completamente diverse. Davide è molto timido, la Calogera no. Lavorando tanto, certe volte la faccia di Duncan non la vedo neanche più. Io di giorno sono un infermiere e di sera faccio la drag queen. Do sia allegria durante la giornata in ospedale, che poi quando salgo su un palco sono davanti comunque ad un pubblico. Luigi è un ragazzo consapevole di essere un ragazzo maschio, omosessuale, perché la carica femminile che sentiva era artistica. L'arte drag ti permette di avere mille sfaccettature. Un giorno puoi essere bionda, un giorno puoi essere mora con una parrucca, puoi fare un trucco diverso, puoi interpretare canzoni diverse, quindi ti porta a conoscere il tuo io interiore in molteplici forme. C'è tanto, tanto lavoro dietro che spesso non viene capito, secondo me. In quanto artista, attore, doppiatore, tu ti vuoi cimentare in questa prova artistica. Quindi sì. Noi partiamo, diciamo, dalla parte artistica, quindi tutte le cose tecniche, come nascondere le noccioline, la parrucca, il vestito, la coreografia, il corsetto che ti leva tre taglie, che però non ti fa respirare. Io per fortuna ho la vita molto stretta. Tu, ho notato, però tu hai le spalle molto larghe, sì. Quindi noi per creare un'armonia dobbiamo aumentare i fianchi. Certo. Dobbiamo crearti un corpo a clessidra. Quindi spalle larghe, molto Jessica Rabbit, punto vita stretto e bei fianchi burrosi. Burrosi, mi piace burrosi.
sono drag muscolose anche, quindi non è no no, va benissimo. Hai il viso fine, quindi ti ci vedo anche. Non farlo, ce ne sono troppe. No, scherzo. Ma non sarà mai una one night, perché appena ci entri, amore mio, basta, cioè, top. Resta uomo, non sprecarti con la drag queen. Sei da Dio, da uomo, perché ti devi sprecare? Dovrei toglierti la barba, quello è un problema, non so, sì, perché poi vedersi senza barba è sempre un po'... Bene, posso andare a casa, ciao! Non tutto il pubblico che ci segue conosce il fenomeno drag, non tutto il pubblico che ci segue è appassionato o ama le drag. Magari noi, attraverso questa esperienza che stiamo vivendo insieme, riusciamo a far capire quanto innanzitutto sia faticoso questo lavoro, mettere in piedi tutto questo, quindi la fase del make-up, prepararsi, la ricerca dei materiali, i costumi, la performance, la coreografia, e soprattutto far capire che dietro tutto questo c'è sempre una persona con un suo vissuto. Quello che il pubblico vede non è una maschera. Io non sto indossando una maschera, non sto indossando un'armatura, nonostante i chili di make-up, la parrucca cotonatissima e il vestito sgargiante. Questi sono strumenti che io utilizzo per far uscire fuori Priscilla. Quando qualcuno ti mette a disposizione la sua verità, va sempre accolto, e le persone, quanto più vere sono, quanto più si danno e si dimostrano e si regalano, devono essere accolte, perché le persone vere sono quelle che non ti tradiranno. Lo consiglio a tutte e tutti, fatela l'esperienza drag una volta nella vita. È liberatoria ed è terapeutica, perché si esce dalla propria zona di comfort, sì, e si vanno a toccare delle cose che magari non si ha il coraggio, non toccare materialmente, no, certo, si vanno a toccare delle corde intime che magari non si ha il coraggio di toccare in altri momenti nel quotidiano. Sì, io la trovo un'esperienza terapeutica. Anche a mio padre a volte dico: come fai la drag con me? Fino ad ora ancora non mi ha detto sì, ma ci riuscirò. Però sta insistendo. Vabbè, se Merluzzo fa la drag, la può fare pure papà. Priscilla, grazie mille. Grazie a te. Grazie. Io non davvero vedo l'ora. Anch'io. Io non vedo l'ora. Sono emozionatissima. Grazie. E questo l'hai già imparato. Questo è un primo passo. Bravo. Come sapete, recentemente nel Tennessee, negli Stati Uniti, è stata approvata una legge che vieta gli spettacoli drag nei luoghi pubblici. Per scoprire un po' com'è la situazione in America e quello che si prospetta per il mondo drag, siamo venuti direttamente a Las Vegas. Ma di questo ne parleremo alla prossima puntata.